sono con Dario Riccobono, volontario di Addio Pizzo e Addio Pizzo Travel, qua fuori dalla caserma intitolata Generale della Chiesa dei Carabinieri, dove ci sarà appunto la conferenza stampa su questo arresto. Volevo chiedere anche la luce dell'impegno di Addio Pizzo, che significato dà a questo arresto, a questa notizia? È un giorno di festa oggi, arrivato con 30 anni di ritardo, ma è un giorno di festa. Una vittoria da parte delle istituzioni, forze dell'ordine e magistratura che hanno inseguito questo giorno da tanto tempo. È chiaro che una persona che è latitante a Palermo, un latitante di questa caratura, tutti questi anni, vuol dire che gode di protezione ad altissimo livello, e quindi da domani cominceremo a chiederci chi ha aiutato, chi ha favorito questa latitanza. Oggi festeggiamo e ci ricordiamo le tante presenze oggi di tanti palermitani senza alcuna divisa, senza alcuna sigla, che sono oggi qui, testimoniano come questo tema sia ancora importante, come ancora si strada per vincere sulla mafia ne dobbiamo fare, però dobbiamo essere tutti compatti. Ecco, a fianco a forze dell'ordine e magistratura spesso assente è stata la politica. Il tema della lotta alla mafia è scomparso dall'agenda di qualsiasi partito politico, l'abbiamo visto nelle ultime elezioni, e nessuno si sogni di cancellare l'ergastolo ostativo, che è l'unico strumento che ci rimane per sperare che persone come Matteo Messina Denaro, come i fratelli Graviano, possano ancora raccontarci quello che non sappiamo sulle stragi di 30 anni fa. Ancora una verità che ci è stata negata, e noi siamo qui per dire grazie, ma per dire pretendere verità e giustizia su una stagione che ancora presenta tante ombre. E se posso aggiungere, io credo che anche un aiuto che possiamo dare come semplici cittadini è proprio sostenere quelle associazioni che di fatto quotidianamente combattono la mafia lavorando nel sociale con i ragazzi, e come Addio Pizzo, Addio Pizzo Travel, che sostiene un'economia libera dalla mafia. Quindi anche come clienti, fruitori, semplici cittadini, penso che ognuno di noi debba fare la sua parte anche in questo senso, ed è un grande giorno anche in questo senso. Sicuramente è importante essere in tanti, essere uniti. La strategia del consumo critico è una strada che noi abbiamo individuato, però molto più semplicemente forse basta seguire il consiglio di Don Pino Puglisi, no? Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto. Ognuno di noi, coerentemente e costantemente ogni giorno, deve evitare compromessi di qualsiasi tipo e cercare di muoversi nella legalità, facendo il proprio. Grazie Dario, e buon lavoro, buon servizio. Grazie. Buona serata.